Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con il sito Cobiz. Andremo a realizzare lo strappofono per il cellulare con tutti i materiali che ho preso appunto dal sito di Cobiz. Se vi siete persi l'unboxing ve la linko qui in descrizione. Ne ho già realizzato uno per il mio cellulare e ovviamente adesso ne vado a realizzare un altro. Questo è quello che ho realizzato. All'interno passa il cavetto d'acciaio rivestito. Ho preferito realizzarlo con questo tipo di cavetto perché lo trovo molto più resistente e adatto per supportare un peso del cellulare, perché se questo lo devo utilizzare come proprio una sorta di anello per tenere il cellulare, non voglio rischiare con i fili elastici e quindi ho preferito mettere all'interno il cavetto d'acciaio rivestito con schiaccino, salvafilo e copri schiaccino. Se non sapete che cosa sono, seguite il tutorial che tra poco vi spiegherò tutto nei dettagli. L'ho realizzato in questo modo molto colorato, con la scritta qui in basso, ovviamente con la scritta Giulia, e niente, un po' di cuoricini, un po' di elefantini, un po' di tutto. Ci sono anche i fenicotteri, qui c'è una sfera molto carina con i fenicotteri. E adesso vi mostro come si realizza. Non fate caso alla cover, devo cambiarla, però il messaggio mi piace davvero tanto, quindi la tengo ancora. Se è tutta un po' rovinata, la tengo ancora perché è nel mio corazon. Niente, adesso vi mostro quello che andrò ad utilizzare. Come dicevo prima, il filo è questo qui. Io ve lo straconsiglio, questo l'ho utilizzato anche in altri ambiti. Dicevo, l'ho utilizzato anche in altri ambiti, in altre lavorazioni, perché è un filo molto molto resistente, è un filo d'acciaio rivestito. Io ho sempre utilizzato questo anche per le spirali, sia alla Cellini o anche altri tipi di lavorazioni con le perline, ho sempre utilizzato questo all'interno. Lo trovo validissimo questo filo e vi sconsiglio ovviamente quei fili celati oppure anche il filo quello lì elastico, perché a lungo andare con il peso del cellulare non mi sento sicura. Ecco, invece con questo qui so che tiene, perché ovviamente l'ho testato anche su delle lavorazioni molto grandi, molto impegnative, anche molto più pesanti del cellulare, tipo delle collane elaborate, e all'interno c'era questo filo, quindi ve lo consiglio. Questo è la misura 0,46 mm. Il filo costicchia un pochino, però ne vale tutti gli euro spesi. Poi, come dicevo prima, vi occorre appunto il salvafilo, che è questo qui. Li fanno sia argentati e anche rame o anche oro in commercio. Questo è lo schiaccino, sempre se mette a fuoco il cellulare, eccolo qua. E poi ovviamente il copri schiaccino, che è questo qui, e ovviamente tutte le perline che ho scelto dal sito di Cobiz. Andremo ad utilizzare le perle, queste in acrilico da 8 mm tutte colorate. Poi ovviamente stelline, cuoricini, letterine, elefantini, questo è il codice. Ovviamente vi lascio tutti i codici di tutti i prodotti in descrizione. Queste sono le farfalline, poi ci sono anche i cuori grandi, qualcosa è volato, ci sono anche le perline, queste qui, le Heishi, e poi fondamentale è anche questo. Questo appunto vi servirà per collegare il tutto appunto allo smartphone. Quindi sono questi gancini in cotone con già il supporto. Niente, partiamo con il tutorial. Rieccomi, ho tagliato esattamente 54 cm di cavetto d'acciaio. Adesso su questa estremità vado ad aggiungere lo schiaccino, eccolo qua, un lato del salvafilo, così, e adesso vado a piegare il filo e faccio rientrare il cavetto d'acciaio nell'altra estremità del salvafilo. Ok, in questo modo. E ovviamente inserisco il filo anche nello schiaccino e porto il tutto alla fine, tirando per bene entrambi le estremità, in questo modo. Adesso con una pinza vado a schiacciare lo schiaccino, in questo modo.
E adesso vado ad inserire il coprischiaccino. Ok, in questo modo. Adesso vado ad inserire su questo filo tutte le perline in acrilico che voglio. Una volta inserite tutte le perline sul cavetto d'acciaio, vado nuovamente a utilizzare schiaccino, salvafilo e coprischiaccino per poter chiudere anche l'altra estremità. Quindi prima lo schiaccino, poi il salvafilo infilo l'altra estremità nell'altra parte del salvafilo. Ed infilo il filo all'interno dello schiaccino e anche di qualche perla in acrilico. Una volta sistemate tutte le perline, ovviamente tiro un altro po' l'estremità e poi vado a schiacciare lo schiaccino. E poi a questo punto copri schiaccino e ovviamente questo filo vado a tagliarlo. Ultimo step, vado ad aggiungere il gancino. Ed eccolo qui completato. Io li adoro. Voi cosa ne pensate? Questo è quello che ho vicino appunto al cellulare, credo che questo andrò a metterlo vicino a una borsa e ho deciso anche di mettere in palio uno strapphone. Quindi per partecipare a questa micro estrazione di questo piccolo pensierino basta commentare ed essere iscritti al mio canale per poter partecipare. Io poi effettuerò un'estrazione tramite il sito random.org per poter aggiudicare questo strapphone. Ovviamente uno personalizzato, non questo, questo è mio. Ne realizzerò uno personalizzato per il vincitore o la vincitrice. Quindi commentate se anche voi amate gli strapphone. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like. A presto con nuovi video. Ciao!